L'attesa è davvero finita, bentornato campionato, bentornata Serie D. Amici di Fanner, buon pomeriggio da parte di Gabriele Mascolo e benvenuti al Comunale di Via Varrone. Prima giornata del girone D del campionato di Serie D. Lopinto, scarica da Massella, che brava a girare tutto verso destra. Ancora una volta da Leonardo Nanni, ottimo nell'aggancio. Punta l'area di rigore, Nanni a giro! Si presenta così al Comunale con un Eurogol, Leonardo Nanni, l'esultanza sotto la tribuna, gol bellissimo, vantaggio Pomezia. Nanni, morbido il pallone, illuminante a cercare Massella, la parata. Riescono a confezionare la chiusura, la manovra avversaria. Oi, adesso prova il Pomezia a ripartire. Ampie falcate sull'asse, Oinanni, buono il traversone del numero 11. Con Oinanni, qualità, dinamicità e velocità. Per la fascia destra, altro grandissimo pallone di Nanni. A pescare Massella in area di rigore, che va in mezzo a cercare Bosi. Arretra, lancia bene, Oi in profondità, Oi! Con quel tocco anche di Lovecchio non riesce Donnarumma sulla linea di porta ad evitare il gol del 2-0, il gol di Cristian Oi. Sossai rischia qualcosa, ora ne può approfittare la formazione ospite con questo pallone in mezzo. Rischia autogol per la formazione di casa, che adesso prova subito a reagire con Bosi, che rientra bene, sterza, rientra ancora il numero 7. Cocorocchio, pallone in mezzo, ottima intervento e scivolata di Sossai, Marcucci. Il presidente Bizzaglia, il direttore Mezzina, ha detto giocatore di grande esperienza, cresciuto nel Catania. Si inserisce molto bene, siamo già dall'altra parte con questo fulmine, con questa bella conclusione provata da D'Alessandris. A pescare Tribelli, fa buona guardia però Sossai. Ancora il Cassino su questo lancio in profondità a cercare Ingretolli. Quarto minuto di gioco, Pomezia in totale blackout, allora ne può approfittare la formazione ospite con Orlando che gira verso destra dalle parti di Tribelli. Ottimo l'intervento di Marcucci che si distende. Manca, non riesce nell'apertura, nel distendersi in avanti, e allora ne può approfittare nuovamente Tribelli e il Cassino con il numero 7 che prova a portarsela sull'esterno. Pallone morbido in mezzo a cercare il colpo di testa. Cresciuto nelle giovanili del Frosinone. Angolo da destra, pallone morbido in mezzo. Arriva il gol del pareggio del Cassino con il suo numero 9, Cristiano Ingretolli. In Ungheria, giocando nell'Under 19. Bosi controlla il pallone in aria, poi fa un gran gol, ma in posizione di fuorigioco. Donnarumma, insomma, che si è ricompattato anche in difesa. Massella si inserisce bene, Massella questa volta prende il tempo bene a Donnarumma, che era stato impeccabile in questa seconda, in questo secondo tempo. Molto bene Cristian Massella a servire, accompagnare Massella. Ben posizionato, perde un brutto pallone Orlando, ne approfitta Rocchi che lancia Massella in area di rigore. Massella si allunga il pallone. Cavaliere con il sinistro a sorprendere sul primo palo Marcucci, miracoloso. Cassino che prova ad insistere con questo calcio d'angolo, pallone che arriva sulla testa. Riesce a fermare momentaneamente la manovra, poi non benissimo Rocchi di testa. Fase di confusione, Tribelli. Pallone morbido in mezzo di Ingretolli a pescare sul secondo palo il movimento di D'Alessandris. Pallone che arriva nell'area di rigore, libera il Pomezia in qualche modo. Poi Nanni perde un brutto pallone che diventa giocabile per Cavaliere. Altra grandissima parata di Marcucci. Finisce così, vince il Pomezia. Una partita bellissima per 3-2 contro il Cassino.